Nei bambini con un attacco di asma per il quale è necessario ricorrere a steroidi sistemici, il prednisolone è quello comunemente prescritto ed è considerato il farmaco di scelta nelle linee guida della British Thoracic Society. Il prednisolone è indicato nel ridurre l'infiammazione delle vie aeree, diminuire i tassi di ricovero e la permanenza in ospedale. E oggi sono disponibili formulazioni che ne riducono gli effetti collaterali. Il cortisone è un farmaco che è salvavita in alcune condizioni, non può essere assolutamente sospeso, quindi i genitori devono sapere che se il loro figlio fa il cortisone è perché c'è un motivo clinico valido e che deve sapere anche che è possibile evitare gli effetti collaterali perché ci sono formulazioni nuove, ci sono metodologie nuove di somministrazione che possono evitare quegli effetti collaterali che tutti conoscono. Nei bambini che hanno indicazione, per esempio nella terapia di mantenimento, l'uso dei corticosteroidi per via inalatoria, quindi o con uno spray predosato o per via aerosolica, nei casi specifici, è sicuramente di grande aiuto, perché non guariamo i nostri bambini, ma gli facciamo fare una vita assolutamente normale, senza avere numerose riacutizzazioni, senza stare con i colpi di tosse, con l'affanno e col respiro sibilante per la maggior parte dell'inverno. E questo sarà i vostri pediatri ovviamente a prescrivere queste terapie di mantenimento se indicate. Una novità per quanto riguarda la crisi acuta è che finalmente in Italia abbiamo anche degli steroidi per via orale, quindi per via sistemica, che possono avere, pur tra i rischi dei corticosteroidi per via sistemica, un minor numero di effetti collaterali e soprattutto la possibilità di minimizzarli. Ci sono delle novità come quella di utilizzare dei farmaci che hanno una emivita intermedia, tipo il prednisolone, e che vengono somministrati in soluzione, quindi hanno una maggiore palatabilità, cioè una maggiore gradevolezza da parte del bambino e la possibilità di avere meno effetti collaterali e di avere una qualità di vita migliore.